Oggi sono il poliziotto della FIB. Quello è Solar nel cielo, ragazzi, guardatelo. Ci sorride, ci guarda. Che cosa faremo mai adesso con Solar? Dobbiamo andare immediatamente ad investigare e io so un posto dove andare. E bisogna esattamente andare qui. Che in realtà credo, spero sia qui, non mi ricordo più bene dove caspita era. Però andiamo. Sono spaventato, ma non importa, perché adesso, in teoria questo è il posto giusto dove bisogna andare, giusto? Sì, perfetto. Ok, questa è la strada che ci porterà nel mistero più misterioso di GTA. Quello dove troveremo Catnap dentro GTA. E vedremo il suo comportamento. E Catnap spawna grazie a Solar. Solar, per chi non lo sapesse, è questa entità, questa palla nel cielo, che è una palla in più del nostro sole. Ok, stiamo andando giusto giusto qui. Adesso manca veramente poco. Mancano 800 metri e ci siamo. Qua dovrò evitare di morire perché devo fare questa manovra particolare. Da non fare assolutamente, credo, immagino. Ok, andiamo qua. Ecco qua, questa ragazzi è la mistera. Cioè, cosa? È la foresta dei misteri. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no 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 no. Guardate. Allora, è tutto soleggiato ovviamente, ma questa è la luce di Solar. Non dovete farvi ingannare da questo sole, che è falso e che avrà sicuramente infestato questa zona. Qui ci sarà qualcosa da trovare sicuramente. Qua ci sono delle mucche. Oh ragazzi, questo è Catnap. E si è trasformato in questo ragazzo qua che si sta muovendo. Il che non ha minimamente senso. No, 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 me ne devo andare immediatamente. No, guardate, guardate, guardate. Guarda, cosa fa? No, 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 no. Ho paura, ho paura, ho paura. No, 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 devo andare in macchina. Perché mi sa che ha preso la moto. Dove sta andando? Guardate, questo è Catnap, ragazzi. Cioè, almeno era Catnap, ma si è trasformato in questo tizio qui. Ma com'è possibile questa cosa? Perché succede questa cosa? No, è stranissimo, ragazzi. Cioè, è come se quando mi ha visto ha deciso di autoritrasformarsi in un essere umano, in un NPC, che si dice non playable character. Quindi un personaggio non giocante in realtà. E sta facendo finta tipo di essere un personaggio non giocante? Ma è Catnap, perché l'abbiamo visto tutti prima. E si è ritrasformato. Ok, questa è una cosa. Dove sta andando peraltro? Mi sa che c'ha qualcosa in mente. Peraltro vedete, ragazzi, un NPC normale non andrebbe in questi posti. Ricordiamoci, per NPC io intendo ovviamente un personaggio del gioco che ha un'intelligenza artificiale sua, programmato per fare delle cose. Non andrebbe mai in questi posti. Non vediamo, cioè tipo è solo lui qua. E sappiamo quindi che non è un NPC. Peraltro pure io, certo, potrei essere un po' più stealth, un pochino più misterioso, un pochino più nascosto peraltro, anche perché non dovrebbe vedermi, lo so, però eccoci. Oh no. Cosa fa? Si è messo il casco. Ok. Beh, forse vuole stare al sicuro, non lo so, non ha senso, non è molto da Catnap questa cosa. O da qualsiasi mutaforma, lui è un mutaforma forse? Può essere, perché magari chissà si trasforma in tantissime cose. Peraltro mi si era pure attivato Siri e stava chiamando Pizza Alberto, che non so chi sia. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere inutili, dobbiamo concentrarci su Catnap. Oddio ragazzi, guardate, di nuovo Catnap! E si è ritrasformato di nuovo? Lo sto illuminando con la torcia? Cosa vuole fare questo qua? Non ha senso, ragazzi. Com'è possibile? Adesso ha ripreso la moto. Non mi convince questo tizio. È strano. Ok, bisogna seguirlo però, perché evidentemente vuole andare in un posto strano, probabilmente. In un suo posto. Peraltro, ragazzi, vedete una cosa? Ci sono a volte, se guardate in giro, mentre andiamo e lo seguiamo. No, lo stiamo perdendo di vista. No, 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 no. Ok, ok, ok. Eccolo qua, eccolo. Ok, ok, bene, 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 bene. Non allontaniamoci troppo da lui perché sennò è un disastro dopo. Cioè, se lo perdiamo è veramente un disastro brutto, eh. Ok. Allora, stavo dicendo, ci sono degli uccelli in giro che cadono dai monti. Che è una cosa un po' strana da dire. Ma è veramente così.
Signor Catnap, dove vuole andare? Io lo so che lei è Catnap. Lo so bene. Accidenti. Perché allora, secondo me sta andando anche lontano dalla società. Ok. Io ho questa teoria, ragazzi. Quando un qualcosa va lontano dalla società, vuol dire che in realtà non vuole stare nella società, perché ha dei piani segreti. Perché se... Oh, vedi, cosa vuole fare adesso, eh? Lo sto seguendo. Ah! Ruba le auto! Cosa che non ha senso, perché dovresti farlo? Scusa, avevi la moto. Ma solo per fare del male alle persone. Vedi, un NPC, sappiamo bene, non farebbe mai questa cosa. Aspetta, Catnap è stato tolto dalla sua macchina. Ok. Questo è strano. Ma cosa sta succedendo, raga? Questa sarà l'influenza di Catnap. L'ha investito! Oh mio Dio, non, raga, non so se ridere o se piangere in questo momento, perché non ha senso. Dove sta andando? Perché sta salendo lì? Cioè, vedete, questo qua c'ha qualcosa di strano in mente, eh? Ragazzi, GTA a volte nasconde dei misteri talmente oscuri e talmente infiniti, talmente incredibili, che è davvero molto strano. Cioè, prima questo era Catnap, vi rendete conto? Era Catnap questo. E adesso... adesso è un personaggio. Ok, d'accordo. E noi stiamo seguendo questo personaggio. Oddio, no, 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 mi sono rotto. Aiuto, mi sono... No, 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 ok, va bene, va bene. No, 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 adesso lo perdiamo di vista, volete vedere? No, raga, che cosa sta succedendo? No, aiuto, aiutatemi, per favore. No, vi prego, aiuto, perché mi sono bloccato, accidenti! Pronto? Pronto, ok, bene, 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 così, 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 così. Bene, 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 bene. Ok, adesso bisogna probabilmente seguire questo sentiero, perché, non so, lui... Adesso dobbiamo riprenderlo, assolutamente. Dobbiamo riprenderlo da qualche parte. Lo vedete lì? È lì davanti, Catnap, o il personaggio di Catnap, quantomeno, o il suo camuffamento. Ok, seguiamolo, vediamo che cosa ha in mente questo dannato pazzo. Che probabilmente, non lo so, ragazzi, sicuramente c'ha qualcosa che vuole fare, io lo so. Cioè, a parte andare in giro, ragazzi, però peraltro non vi sembra un po' strano il fatto che stia andando verso il Monte Ciliad? Tutti sanno che su GTA ci sono dei misteri molto, molto oscuri su quel monte. Dei misteri che... dei misteri che nessuno vorrebbe mai vedere. Il che non so se è buono, perché questo in teoria è un video misterioso, quindi è anche buono che stia facendo queste cose. Però, ragazzi, secondo me c'è qualcosa in mente lì, perché o è connesso con tutti... Forse c'ho un'ipotesi, c'ho una teoria, ragazzi, ma una teoria così a caso, che potrebbe essere completamente sbagliata, posso sbagliarmi. Non è che GTA, magari la casa che ha prodotto GTA, quindi Rockstar, mette all'interno del gioco queste cose, perché aggiorna il gioco, e mette, o magari qualche dipendente della casa di GTA mette in oscuro, all'oscuro dell'azienda, no? Cioè, praticamente senza che l'azienda sappia niente, mette all'interno di questo, di questi giochi, dei segreti in più, però in più a quelli che sono stati già pensati, che sono i classici degli alieni, no? Ecco, qua io non riesco più a salire. Aspetta, aspetta. Adesso ha messo Catnap, ad esempio, questo dipendente. Non è che potrebbe essere questa cosa qua? Stiamo seguendo la ferrovia. Comunque, la cosa del dipendente della Rockstar, ovviamente non so se è vera oppure no. Probabilmente non è vera, ragazzi, anche perché poi ho paura che mi denunci la Rockstar. Però, cioè, capite, il discorso è che... Allora, sicuramente non è vero, ok? E questo è il discorso, no? Cioè, però, boh, cioè, non lo so, era una mia idea così alla caso. Perché, boh, cioè, è strano che no, ci sia questo tizio adesso che va in giro così, in questo modo. Ragazzi, ha rubato questa macchina qua, guardate. Io lo sto seguendo da un po', eh. Sta facendo i suoi giri. E, boh, cioè, adesso segue la macchina. aiuto. Se vi chiedete perché faccio così, è che rido in questo modo qua strano. Oh no,
Oh no, quando ho paura, cioè ho paura, ma mi diverto anche quando ho paura perché sono un po' strano. Ok, ma perché ha rubato sta macchina? Ha semplicemente rotto il vetro. Adesso ha ripreso la moto di nuovo. Ok, continuiamo a seguirlo. Perché evidentemente ha un suo piano, ragazzi. Questo qua mi sta diventando sempre più strano, Guardate, c'è un puma, lo vuole investire. Ok. Cosa fa? Cosa fa? Ma cosa sta facendo? Ma vai via. Ok, perfetto. Non so, probabilmente ce l'ha col puma. Ce l'aveva col puma prima. Ok, sì, vedete, proprio sta andando verso il Monte Ciliad. Questo è proprio il posto esatto per andare su. Ok, vabbè, continuiamo a seguirlo. Perché probabilmente c'ha le sue cose, no? Sicuramente vorrà. Ecco, adesso è di nuovo imbecille. Perché, non so, io. Cioè, in questo momento faccio anche fatica a seguirlo, ragazzi. Perché è un po'. Ma mi sta aspettando? Perché ho questa impressione qua. Ragazzi, forse l'ho perso di vista. Dov'è finito? Ah, eccoti qua. Perfetto. Continuiamo a seguirlo. Ah, oddio mio, cosa sta facendo adesso? È totalmente impazzito, forse. Sta sbandando, sta facendo tipo vroom con le ruote, va bene. Ok, d'accordo, continua. Sì, continua a fare le sue cose strane. Intanto noi le seguiamo, tanto sto documentando tutto, ogni cosa. Ogni cosa. Cioè, sto facendo vedere tutto quanto a voi, ragazzi, perché così. Così almeno ogni segreto di GTA verrà scoperto. Perfetto, così. Sì, è giusto andare da questa parte, è proprio giusto, hai capito bene. È giusto, ma no, aspetta, perché, cioè, perché sto dicendo questa cosa? Cioè, ragazzi, sto completamente impazzendo. E poi, peraltro, scusa un attimo, Domanda. Vedete dove siamo? Vedete? Siamo sul Monte Ciliad. Quindi vuol dire che io avevo ragione. E questo non so se è buono o male. Anche perché, oddio mio, no, adesso impazzisce. No, bisogna fargli spazio, ragazzi. Ok, perfetto, perfetto. No, ho paura, paura, paura. Ecco qua, si può sbandare, in effetti. Tra l'altro, il tizio sta continuando a salire continuamente sul Monte Ciliad. E questo è sempre peggio, perché. Madonna, poi andremo anche. Madonna, ti immagini se lo perdiamo? Tanto, in teoria, so che sta andando sul Monte Ciliad, perché la strada è una. Quindi, sicuramente, non può andare. Solo su questa strada può andare, tanto. Quindi, è impossibile pure perderlo ad una certa. Ecco, adesso però. Ma ti immagini se poi cade dal Monte Ciliad? Attenzione, oddio. No, dobbiamo, ragazzi, non dobbiamo minimamente perderlo, assolutamente. Mi sto preoccupando e sto ridendo perché sono sempre più preoccupato dal fatto che, peraltro, Solar, ragazzi, è pure andato. Bisognerà vedere di mattina se spawna oppure no. Peraltro, aspettate un attimo perché io posso comunque vederlo in questo momento. Adesso esco un attimo dalla macchina. No, perché così non riesco a vederlo. Devo mettermi in prima persona, così. Ragazzi, ma assurdo! Continua ad essere qui anche se è notte, ma perché ve l'ho detto, questo è Solar, che è, diciamo, in terza persona. Cioè, lui. Ci sono due soli, no? C'è il sole normale di GTA che illumina, e poi dopo c'è Solar. Ecco, è questo il discorso. Peraltro, scusami, perché mi sta aspettando? Cioè, mi stava chiaramente aspettando Catnap. Ma non è che mi vuole portare. Sto iniziando a sospettare del fatto che questa sia una semplice trappola. E ci stiamo avvicinando ormai alla fine del Monte Ciliad. In questo momento è il momento clou del video. È il momento dove tutte le cose verranno allo scoperto. È il momento dove capiremo le cose che è in mente Catnap. Eccoci qua. Siamo qua. Allora, ragazzi, dovete sapere che questo. Peraltro siamo al crepuscolo, cioè siamo nel momento in cui il sole sta diciamo, sorgendo. Qua, come vedete, c'è tutta la segnalistica del Monte Ciliad che ci dice dove andare. E qui c'era anche il mistero da qualche parte, qui in giro, ecco, proprio lì, ragazzi, vedete? Il mistero tipo di uno dei fantasmi, mi pare. Una roba o qua o da qualche parte, di una certa ora della notte, o forse. Era anche da un'altra parte, non mi ricordo bene. Comunque, Catnap dovrebbe essere qua in giro, probabilmente. Sono abbastanza sicuro di questo perché. Eh sì, vedete? Ha lasciato la moto qui. Ragazzi, aspettate un attimo. Dove è finito Catnap? Io sono.
al centro del Monte Ciglia sopra. Forse sarà andato sulla funivia. Catnap? Dove sei finito? Mi sa che l'abbiamo perso, ragazzi. Potrebbe benissimo essere questa cosa. Ho paura che poi lui possa sorgere, cioè possa venire da noi con altre forme, cioè tipo con il vero Catnap e magari mi voglio uccidere. Forse appunto, come avevo detto io, era tutta una trappola. Vedete, questo è il mistero classico di GTA. Questo è, ragazzi, questo ne abbiamo parlato tipo per anni. Io lo conosco questo mistero da quando ero bambino, letteralmente. Era il 2013 quando per la prima volta avevo sentito parlare di questo mistero di GTA, che mi aveva appassionato tantissimo ai tempi come ad oggi. Continuo ad appassionarmi tantissimo. Ma ad oggi ci sono anche nuovi misteri di GTA, come quello di Catnap, che però non so dove caspita è finito. Peraltro notate, è strano perché sta facendo cose... Sbaglio, sta laggando per un qualche modo. Ecco, è là. Forse sta caricando Catnap qualcosa su GTA, perché sta laggando, cosa che prima non succedeva. Ragazzi, questo è di nuovo Catnap. E si è ritrasformato. What? Continua, mannaggia, quanto lo odio questo qua. Cosa vuole fare ogni volta? Seguiamolo. Di nuovo sta prendendo la moto. Ma dai, accidenti. No, però aspettate un attimo, perché pensavo... Dove sta andando? Perché io non posso prendere la macchina per andare su queste scale, non funziona. Quindi, non so, lui si sposterà con le moto. Che cosa vuole fare? Non lo so, io continuo a seguirlo perché è meglio così. Ma, oddio, regà! Ma ho appena notato una cosa! Ma cos'è successo qua? Perché ci sono tutti questi cadaveri, peraltro identici uno all'altro? Ma cosa caspita sta succedendo? Ho paura, anche qua ci sono dei cadaveri, guardate, c'è tipo, questi sono i cadaveri che ci sono nel mare, tipo i cadaveri del killer dell'infinito. E come fanno ad essere qua, ragazzi? Stanno appunto nell'oceano, non stanno qua! È tutta opera sua? Oh mio Dio, è tutta opera sua? No, 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 io me ne devo... No, 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 me ne devo andare. No, 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 me ne devo andare. Me ne devo andare. Ho paura che mi voglia fare del male, raga. Vedete, ragazzi, ehi, 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 stai lontano, stai lontano. No, 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 me ne devo... No, 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 ho paura, ho paura. No, 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 vai via, 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 via. Ok, sto nella macchina, così non può farmi... No, aspetta, lo investo. Pam! Investito, perfetto. Via! Boom! Perfetto! Vai così. Così ti permetti di nuovo... Brutto, stupido Catnap. No, 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 no. Non devo cadere, non devo cadere, però. Oh, è morto. Perfetto, bene, bene, bene. Che mi sembra strano, non so se è morto veramente. Probabilmente no. Starà ancora nel gioco. Noi adesso, ragazzi... Allora, io vorrei cercare di risolvere questo pasticcio che è successo qui, no? Che è appunto successo... sapete che forse lagga perché ci sono tutti i cadaveri, tutte le cose? Perché può benissimo essere. Vedete, qua sono tutti questi cadaveri qua. Peraltro io posso anche fare una roba del genere, che magari posso anche spostarli i cadaveri, che non so se è una buona idea oppure no. Non mi ricordo più come si fanno però a far esplodere, quindi userò... Ok, non è servito a niente. Comunque i cadaveri stanno lì. Ragazzi, mi sa che abbiamo un problema nel mondo, letteralmente. Cioè, è strana come cosa, veramente strana. Catnap non so dove sia finito, veramente. Non ne avevo proprio idea. Ragazzi, sto cadendo dal Monte Ciliad. Aiuto, aiuto. No, no, no. Secondo... Può essere benissimo colpa del Catnap schifoso. Ma in realtà è colpa mia perché voglio andarmene via. Voglio cercare di ritrovare Catnap se è ancora vivo, perché sono sicuro che è ancora nel gioco. Abbastanza certo, quantomeno. Al 20%.